cambia l'organizzazione, si rende più efficiente la visita ai beni culturali del nostro territorio, quindi abbiamo delle grosse novità che sono state annunciate questa mattina. Sì, parlo in qualità di città capofila di una rete molto importante che si estende da Fano e arriva fino a Fermignano. C'è un legame comune che è costituito da tutti i reperti, da tutti i siti archeologici delle nostre città e dal legame comune di essere città con un passato dell'antica Roma. Oggi noi abbiamo la possibilità di avere un grande risultato tecnologico, è un sito di bigliettazione unica per tutti i comuni, cioè il turista che voglia acquistare i biglietti dei siti museali, dei siti archeologici di una qualunque di queste sette città che fanno parte della rete museale avrà un link unico, potrà acquistarli online e questa sarà sicuramente un'agevolazione per tutti i turisti, diciamo, tecnologici logicamente avanzati che arrivando in città, in una di queste sette città, potranno anche acquistare i biglietti per le altre città. Lei ha detto che Fano è capofila, ma Fano è anche il punto di partenza per la visita del territorio con il Museo della Consolare Flaminia. Sì, Fano è in qualche modo l'inizio o la fine, a seconda di come la si voglia vedere, no? Per chi viene da Roma è sicuramente il punto terminale di questa Flaminia Via Consularis e diventa importante anche il Museo della Via Flaminia che a breve verrà finalmente riqualificato con nuova strumentazione digitale. Si cuce sempre di più la rete museale della Flaminia. Vanessa Lani è responsabile di questo sistema museale sempre più efficiente, dato che c'è una nuova iniziativa. Come avviene l'organizzazione appunto delle nuove visite del territorio? È una bigliettazione che troviamo online, quindi siamo finalmente sul web, che oggi è una realtà imprescindibile per essere conosciuti, ed è un grandissimo risultato perché riusciamo ad essere in questo modo anche in maniera chiara dal punto di vista degli orari, delle schede tecniche dei musei. Avviene in un meccanismo per cui possiamo acquistare i singoli biglietti di ogni struttura in una cassa oppure metterli tutti insieme, quindi in una maniera piuttosto semplice, come già funzionano altri tipi di bigliettazione sul territorio, sempre con live ticket. Ci può elencare i comuni coinvolti? Certo, ve li elenco tutti, sono naturalmente il comune di Fano con tre strutture, il comune di Colli al Metauro, il comune di Fossombrone, di Fermignano, di Acqualagna, di Cantiano e si aggiungerà a breve anche Cagli che per ora è rimasto indietro, però ha già dimostrato l'intenzione di volersi attivare. E parteciperanno i comuni sia con dei biglietti, troverete nella piattaforma sia dei biglietti gratuiti che dei biglietti a pagamento.